parola a Esterino Montino, sindaco di Fiumicino, che fin dal primo momento si è sempre schierato a fianco del mondo del lavoro, quando eravamo completamente soli a campionare. Dopo sentire Gaetano che tutte le volte colpi di scena, una volta il Consiglio Comunale ha detto una cosa veramente seria, che poi io ho avuto occasione, Gaetano lo sa, di mandare quella registrazione e quel documento che tu hai lasciato alla Procura della Repubblica di Civitavecchia, dicendo: beh, qui c'è. Poi Gubitosi subito dopo, qualche giorno dopo, mi chiama e mi dice: no, però noi già avevamo preso qualche provvedimento perché avevamo licenziato quello, non so se sia vero, ovviamente adesso mi riporto la cosa che ci ha detto, che mi ha detto, ho licenziato invece quel dirigente che aveva fatto quell'acquisto, cioè quello che ricordava prima Sorintrieri, quando ci ricordava quella vendita di un pezzo di ricambio a 15.000 euro, poi acquistato, riacquistato a 250.000 euro. Ora, sull'Alitalia giustamente si è detto che noi siamo parte interessata. Io continuo a dirlo, continuo a sostenerlo. L'ho detto, non lo dico solo oggi, l'abbiamo detto da qualche anno. Da qualche anno che facciamo iniziative, per fortuna diciamo abbiamo, vi devo dare atto, l'ho fatto anche altre volte, magari anche altri facessero la stessa cosa, che sul pezzo voi ci state. E noi siamo parte interessata perché abbiamo una ricaduta territoriale, solo parlando del nostro territorio, non fare discorsi generali, che è veramente seria, è veramente catastrofica, perché stiamo parlando di migliaia di persone, se ci mettiamo l'indotto, che immediatamente su una realtà come la nostra ovviamente pesa e peserà come un macigno. Ora siamo parte interessata. Non siamo solo, non vogliamo esprimere la solidarietà e basta. Siamo parte interessata, diciamo, di una città di 80.000 persone che ha quel territorio e che ha l'aeroporto dentro. Questo aeroporto che continua a svilupparsi o pretende di svilupparsi e ampliarsi su altri pezzi del territorio del comune di Fiumicino, e che guarda caso va di pari passo con la precarietà, perché da una parte si sviluppa, dall'altra parte i contratti sono sempre più brevi. Questo è il dramma che noi abbiamo, e se ci mettiamo come ci dobbiamo mettere la compagnia di bandiera, è evidente che per noi diventa molto serio il problema. E quindi ecco perché ormai sono alcuni anni senza guardare, tu lo ricordavi, in faccia a nessuno. Quando volevamo polemizzare con Del Rio l'abbiamo fatto, quando a Calenda gli abbiamo detto che guarda che la tua posizione su questo gliel'abbiamo fatto unitariamente insieme al Consiglio Comunale di Roma, dentro il Campidoglio o dentro la nostra aula consigliare, perché è inaccettabile l'idea che l'Italia non abbia la compagnia di bandiera. Questo è il tema fondamentale, che non abbia, diciamo, quella bandiera che va nel mondo e che in qualche modo, diciamo, diventa il punto centrale di riferimento appunto del nostro paese. Ora su questo noi vogliamo continuare questa battaglia, la vogliamo continuare con tutti, la vogliamo continuare con voi, la vogliamo continuare anche con altri, speriamo, diciamo, che decidano di mettersi in cammino e mettersi in campo. Abbiamo fatto nella scorsa legislatura una serie di passaggi istituzionali molto importanti: il Senato,
la Camera, le commissioni parlamentari, la Regione Lazio, la Commissione Sviluppo anche della Regione, il dibattito alla Pisana, il Consiglio Comunale congiunto con Roma e poi l'abbiamo fatto anche con Cerveteri, anche perché anche loro hanno una ricaduta diretta come la nostra, non uguale alla nostra e non uguale a quella di Roma, tuttavia una ricaduta seria l'hanno anche i comuni che sono a nord del nostro comune. Quindi noi vogliamo continuare, diciamo, questa battaglia. Noi siamo a disposizione, attenzione, cioè vogliamo continuare questo percorso fino al punto di arrivare. Noi abbiamo fatto questa proposta di dire: mettete in campo soggetti imprenditoriali che stanno sul mercato, ma che sono dello Stato. Le ferrovie dello Stato non possono non entrare dentro un'operazione di questa natura, o da altri soggetti importanti che possono in qualche modo dare un contributo per rilanciare la compagnia. E poi è evidente che bisogna fare delle scelte, soprattutto in termini imprenditoriali, per cercare manager che si occupano di aviazione soprattutto, e non magari di Rai, o non magari che si sono occupati storicamente di qualche cosa di diverso appunto rispetto al trasporto aereo. Quindi c'è la nostra disponibilità, c'è la nostra solidarietà e volevo con questo riconfermarlo. Purtroppo io ho un'altra cosa al comune, quindi vi lascio, però vi accompagno con affetto. Ringraziamo il sindaco Montino.